Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui a Laghi di Faldo con Matrix, siamo la prima settimana di luglio, le temperature sono altissime e oggi proveremo a fare la classica pescata estiva in carpodromo, quindi pescando sia method che a pellet feeder, e proveremo sia proprio nella cortissima distanza che a pescare un pochino più avanti verso i 12-15 metri e cercheremo di catturare sicuramente qualche bel pesce di taglia. Le attrezzature sono pronte, il panchetto è in posizione, gli ultimi due aggiustamenti, le esche sono quasi a buon punto e poi iniziamo la sessione di pesca. Primo lancio, primo pesce. Vi avevo detto che dovevamo prendere dei pesci grandi, diciamo che non siamo partiti proprio con il piede giusto, ma sicuramente già è segno che insomma qualcosa si muove. Cercheremo sicuramente di migliorare qualcosa per catturare prede un pochino più grandi. Volevo partire sin da subito sul sottosponda per vedere se c'era qualche pesce di taglia. In realtà ho deciso di partire addirittura sulla sponda opposta perché nel montare il panchetto, nel sistemare tutto quanto, abbiamo visto che si erano un pochino allontanate, ovviamente spaventate dalla nostra presenza, e quindi sono partito, anziché su questo sottosponda, sono partito su quello di là dove sicuramente sono più tranquille per ora. Comunque ho fatto due linee di pesca e adesso prenderemo altri due pesci sulla lunga distanza e poi ci metteremo proprio margin per vedere quello che succede e se abboccheranno le famose carpe grandi del carpodromo di Faldo. Ecco il secondo pesce, dopo alcuni lanci di pasturazione un pochino la taglia è aumentata. Adesso continueremo ancora altri 5-10 minuti su quella linea e poi proveremo, come vi avevo detto, sul sottosponda per vedere se riusciamo ancora ad aumentare la taglia. Come dicevo all'inizio, siamo al 7 luglio, le giornate sono veramente calde, già da questa mattina le temperature erano abbondantemente sopra i 35 gradi e una cosa che sicuramente in questi periodi estivi non deve mancare è una borsa coibentata come questa, la Eva Bite Cool Trex,
che vi permette di mantenere le vostre esche sia in gara ma sia nelle pescate normali al fresco e riparate dal sole. Allora, sicuramente il pesce che abbiamo in canna ora è un bel pesce di taglia, e già dalla carpa di prima ho capito che erano entrate delle pezzature un po' più grandi del primo pesce. La distanza a metà lago sicuramente è catturante, però la voglia di pescare sotto i piedi è tanta, quindi adesso questo sarà l'ultimo pesce. E poi inizieremo a fare la vera pescata estiva qui al Carpodromo dei Laghi di Faldo. Dopo questo bellissimo esemplare di carpa preso sulla lunga distanza è arrivato il momento di pescare sulla linea corta, e con la speranza, insomma, di prendere addirittura pesci anche più grandi. Sicuramente se non sarà così ritornerò a fare altri bilanci sulla lunga distanza per vedere di prendere qualche altro bel esemplare. È giunto il momento di provare finalmente la pesca a corta distanza, e a differenza dell'inverno, l'estate abbiamo bisogno di attrezzature un pochino più strong, perché vista anche la mole dei pesci e sicuramente le canne light non fanno al nostro caso. Per questa sessione di pesca a corta distanza utilizzerò la nuova Ethos XRC 10 piedi, che per la corta distanza è praticamente perfetta questa canna. Prima invece ho usato sempre della Ethos la nuova XRC 11 piedi, che ovviamente mi ha consentito, oltre a prendere pesci di buona dimensione, anche di fare lanci abbastanza lunghi. Ora, la linea Ethos XRC di Matrix è composta da tre canne, la 9, la 10 e la 11 piedi. Sono canne di fascia intermedia, costruite con un carbonio che le rende molto progressive, quindi ottime sia per i lanci che per il recupero dei grandi pesci. Sono costruite, come vedete, con un manico corto, prevalentemente fatto in eva, anche con delle parti in sughero. Questo permette un ottimo grip, un'ottima presa anche durante il combattimento, oltre che a renderle piacevoli alla vista. Come vedete abbiamo degli anelli triplo ponte, sono tutti sovradimensionati, questo ovviamente ci permette di far scorrere il filo nel miglior modo anche quando abbiamo pesci in canna molto aggressivi. E niente, adesso andiamo a provare la 10 piedi per la corta distanza e vediamo quello che esce. A differenza delle pescate di prima che facevo circa a metà lago, per la pesca marginal, quindi la pesca a corta distanza, ho deciso di innescare del mais, perché qui vengono a pescare anche i ragazzini, anche con le fiorentine, con altri tipi di canne, e utilizzano tutti il mais, quindi voglio vedere se come esca riesce a rispondere più veloce rispetto ai bandum che abbiamo utilizzato prima. Come immaginavo, come il pasturatore ha toccato il fondo del lago, con l'innesco del mais la canna è partita immediatamente. E era quasi scontato, perché come dicevo prima è l'esca più utilizzata qui sul Carpodromo.
non è sicuramente la carpa che ci aspettavamo per pescare nel sottoriva, però guardate lo splendore di questo pesce con questa livrea tendente al nero. Adesso lo rilasciamo subito ovviamente e continuiamo la nostra pesca a corta distanza. Anche alla corta distanza inizia ad aumentare la taglia, la pesca è sicuramente più veloce, proprio il pasturatore appena cade in acqua subito dà i suoi frutti, quindi già si vedono proprio le toccatine appena cade sul fondo. Speriamo ancora di aumentare la taglia e vedremo poi come andrà a finire. A differenza dell'inverno, l'estate sicuramente non abbiamo bisogno di molti accorgimenti per quanto riguarda i terminali, nel senso che non c'è bisogno di pescare con fili sottili e ami particolarmente piccoli. Io per questa sessione di pesca ho utilizzato IMX C4 nella misura del 16 con un terminale del 18. Quando pescavo nella lunga distanza pescavo ovviamente con la bait band perché innescavo i bandum. Per quanto riguarda la distanza quella più corta, dove adesso stiamo avendo catture molto veloci, ho usato sempre gli MX4 ma con il quick stop perché ovviamente innescavo il mais. Ora sempre sulla corta distanza proverò a innescare un bandum per vedere se riesco a fare differenza perlomeno sulla taglia. L'utilizzo degli ami MX4, che è un amo molto robusto, quindi molto adatto a questo tipo di pesca, quindi a grossi pesci, va benissimo anche per i pesci più piccoli, ma essendo molto robusto ci permette di catturare con facilità anche pesci di grande dimensione. E sicuramente è un amo che per il periodo estivo è tra i più consigliati, sia con la bait band sia che con il quick stop. Chi mi conosce lo sa, io per pigrizia prendo sempre gli ami già legati, in commercio si trovano già pronti terminali di 10 cm sia con bait band che con quick stop, che si trovano ovviamente gli ami sfusi da legare con le misure del filo a piacimento. Per ultimo, ma non per importanza, ovviamente i nostri ami commercio, la MX4, sono tutti ami senza ardiglioni, perché quando si fanno questo tipo di pesche ovviamente l'ardiglione è vietato, ma questo ci permette anche di rilasciare il pesce immediatamente e non ferirlo. Il sole inizia a essere alto sopra di noi, il caldo inizia a essere quasi insopportabile. Siamo quasi giunti al termine di questa pescata e proveremo adesso a fare questi lanci a corta distanza con il bandum per vedere se riusciamo a mettere a guadino qualche pesce di buona taglia. Come avevo pronosticato con il cambio dell'innesco, quindi adesso stavo pescando con il bandum, è partita subito una carpa di modeste dimensioni rispetto a quelle di prima che prendevamo con il mais. L'acqua mi aveva ingannato, pensavo che fosse più piccola, in realtà è un ottimo esemplare, bello panciuto. Direi che l'accoppiata bandum e pesca a corta distanza è sicuramente una pesca azzeccata.
Questo è l'ultimo pesce della giornata. Siamo arrivati alla fine, oramai il sole si è fatto veramente cocente, mezzogiorno. Abbiamo fatto tantissime catture sia sulla lunga distanza che sul sottosponda. Siamo riusciti a prendere anche qualche bel pesce di taglia. Sicuramente i bandum hanno fatto la differenza sulla taglia, ma anche con il mais, insomma, ci siamo divertiti. Volevo provare queste nuove canne e come al solito Matrix ha dimostrato che con le nuove attrezzature non ci le dune mai, né con i pesci piccoli né con i pesci di taglia. Sicuramente è stata una bellissima mattinata, come avete visto per questo tipo di pesca non servono nemmeno tantissime esche o tantissime cose, quindi si può fare veramente con mezza busta di pellet e due inneschi colorati, quindi diciamo che per passare 3 ore è perfetto. Direi che sono più che contento e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!